Premio Nonino 2012 a Hans Küng. La crisi economica in atto muove da profonde cause culturali. Hans Küng lo va denunciando da tempo. Nel suo libro Onestà, perché l'economia ha bisogno di un'etica, edizioni Rizzoli, raccoglie e rende dettagliatamente gli errori e le sopravvalutazioni indotte nel mercato da una finanza sfrenata, priva di etica, che non conosce limiti di avidità né sopporta regole di salvaguardia sociale. Riprendendo la lezione di Hans Jonas su responsabilità e reciprocità, Küng si fa interprete dei bisogni essenziali dell'umanità quale espressioni di valori universali e propone alla riflessione di quanti partecipano all'economia capitalistica un manifesto per l'economia etica mondiale, enumerando i principi che soli possono aiutarci a uscire da una prospettiva rovinosa, nella convinzione che il mercato ha ora più che mai necessità di chiare regole di comportamento valide a livello globale. Consegna il premio Antonio Damasio. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Nonino Prize jury and of the Nonino family, I'm honored to present the Nonino Prize to Hans Küng. Hans Küng is a Catholic priest and a distinguished theologian. He has been a professor of ecumenical theology at the University of Tübingen for over 5 decades. He was an expert advisor to the Second Vatican Council, appointed by Pope John XXIII, and since 1995, he has been president of the Foundation for a Global Ethic. His thinking is marked by a complete independence from authority, notable because it manifests itself in an area characterized by rigid obeisance to discipline, tradition, and dogma. Professor Küng's rejection of the doctrine of papal infallibility is a case in point, as are his laments over recent deviations from the path of reform that had been recommended by Vatican II. Those deviations have been especially noticeable in the attitudes of the Church towards science, and Professor Küng has intelligently argued against such attitudes. Perhaps most notable in a career of enormous accomplishment is Professor Küng's insistence on a dialogue among the religious faiths. He is convinced that what is shared by religions is far more important than what divides them. Professor Küng believes that peace on earth is unlikely to arrive until the wars among religions are resolved and a universal code of human behavior is drawn, universally accepted, and adopted. At a time in which political, economical, and military conflicts continue to be fought directly or indirectly over religious issues and across religious faiths, Professor Küng's ideas are of immense significance and value for humanity. My congratulations to you, Professor Küng. Dove la luce? Vuole più luce? No, no. Ok, va bene così.
Grazie, grazie di cuore. Ringrazio di cuore la famiglia Nonnino e la giuria del premio Nonnino. Grazie specialmente al professor Antonio Damasio che mi ha consegnato il premio Nonnino 2012 con un elogio commovente. E mille grazie a voi, cari amici italiani, signori, specialmente signore, che onorate questa cerimonia con vostra presenza. Io devo raccontare una bellissima storiella, diciamo, storiella. Alcune settimane fa, Antonella, mio angelo custode, mi ha detto che devo indicare un canto che si deve cantare qui, a questa occasione, e io ho riflettuto e pensato non posso indicare una canzone delle mie 7 anni a Roma, in sottana rossa, alla Gregoriana, ho amato sempre, lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Ma molto sottile. Ho anche escluso finalmente funiculi, funicula, ma alla fine ho pensato sarebbe bene di prendere questo inno grande di Giuseppe Verdi, ma pensiero. Allora ho fatto tutto un discorso su questo inno che è un coro dei cori italiani, però un quarto d'ora prima della mia partenza all'aeroporto la signora qui, Cianola, mi ha telefonato, ha detto non è possibile cantare questo va pensiero. Non ho detto che non è possibile, ho detto che l'abbiamo cantato lo scorso anno. Ecco. Per i 150 anni dell'Italia ed è stato cantato in una maniera sublime. Ma il programma era diverso quest'anno e allora il registerman ci avrebbe sgridato. Posso seguire adesso il mio discorso? Certo. Fantastico. Io non ho voluto parlare sul risorgimento nel tempo di Giuseppe Verdi, che hanno celebrato in questo giubileo, ma ho voluto parlare sul risorgimento di oggi, che è necessario in Italia, come si dice, la mia patria si bella è perduta. Io sono convinto che un nuovo risorgimento anche in Italia è possibile, ma deve essere un risorgimento etico che conduca, come ci auguriamo, a un tempo migliore, con un Presidente del Consiglio serio, competente, onesto. Con un governo certamente non di santi, ma di esperti. Bravo! E con un Parlamento dove gli onorevoli tornino a essere onorabili.
per consolarmi ieri sera durante la cena luculiana, una cena luculiana, mi hanno sorpreso che il violinista ha intonato Va pensiero per lei, per onorarmi e consolarmi. Ma un'altra sorpresa è quando l'ultima strofa, hanno tutti cantato, però quando l'ultima strofa, nella ultima strofa hanno solamente cantato la 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 la, e sembra che in Italia nessuno conosce l'ultima strofa di Va pensiero. Qual è? L'inno di Verdi culmina nella strofa O ti inspiri il Signore un concento che ne inonda al partire virtù. Dunque, probabilmente Verdi oggi direbbe che ne infonda ad agire virtù, ad agire. È una virtù che si richiede oggi specialmente per questo risorgimento, è l'onestà. L'onestà nello Stato e nella Chiesa, a Montecitorio e in Vaticano, nella politica e anche nell'economia, onestà è il titolo che l'editore italiano presente qui ha scelto per il mio libro premiato dalla giuria del premio Nonnino, Onestà, perché insomma, perché l'economia ha bisogno di un'etica. Finalmente ho pensato di riprendere il suggerimento della mamma di prendere come conclusione un testo sull'etica mondiale, che è un'espressione di questa virtù e di questa onestà, e ho cercato e ho trovato, e voglio usare le stesse parole che è usato quando era alcuni giorni solo dopo il 9 settembre 2001, non molto dopo il fatale settembre del disastro al 01. Noi abbiamo avuto un gruppo di esperti di 20 personaggi, come hanno detto, eminenti. Io ho parlato anche nella Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Questo era un gran momento nella mia vita e ho detto e ripeto qui, quale allora la base per un'etica mondiale che gli uomini possono condividere alla luce di tutte le grandi religioni e tradizioni etiche? Anzitutto è il principio dell'umanità. Ogni uomo deve venire trattato umanamente e non inumanamente. Ogni uomo, maschio o femmina, bianco o di colore, ricco o povero, giovane o vecchio, deve venire trattato umanamente. Ciò è espresso più chiaramente nella regola aurea della reciprocità. Quello che non vuoi che sia fatto a te, non farlo ad altri. Questi principi
vengono sviluppati in quattro ambiti centrali della vita e invitano ogni uomo, ogni istituzione, ogni nazione ad assumere la propria responsabilità, una responsabilità per una cultura della non violenza e del rispetto di ogni vita, una responsabilità per una cultura della solidarietà e di un giusto ordine economico, una responsabilità per una cultura della tolleranza e di una vita nella sincerità e per una cultura della parità dei diritti e della solidarietà tra uomo e donna. Proprio nell'epoca della globalizzazione è assolutamente necessario un ethos globale. Infatti, la globalizzazione dell'economia, della tecnologia e della comunicazione porta anche a una globalizzazione dei problemi del mondo intero, problemi che minacciano di sopraffarci, problemi nell'ambito dell'ambiente, della tecnologia atomica e della tecnologia genetica, ma anche della criminalità e del terrorismo globalizzante. In una tale epoca è urgentemente necessario che la globalizzazione dell'economia, della tecnologia, della comunicazione venga sostenuta da una globalizzazione dell'ethos. In altre parole, la globalizzazione ha bisogno di un ethos globale, non come peso complementare, supplementare, bensì come fondamento e aiuto per i uomini, per la società civile. Alcuni politologi prevedono per il secolo nostro un scontro di civiltà. A ciò noi contrapponiamo la nostra visione del futuro diversamente concepito, non semplicemente un ideale utopico, ottimistico, ma una realistica visione di speranza. Le religioni e le culture del mondo, in accordo con tutti gli uomini di buona volontà, possono contribuire ad evitare un simile scontro, a parto che realizzino le seguenti convinzioni: non c'è pace tra le nazioni senza pace tra le religioni, e non c'è pace tra le religioni senza dialogo tra le religioni, e non c'è dialogo tra le religioni senza un modello etico globale, cioè non c'è sopravvivenza del nostro pianeta nella pace e nella giustizia senza un nuovo paradigma di relazioni internazionali e nazionali fondato su modelli etici globali. Dunque questo è anche per un risorgimento dell'Italia, un secondo risorgimento etico in questo tempo. Viva Italia!